siamo rimasti male da questo mancato riconoscimento per qualche pizzaiolo napoletano, e quindi siamo qui oggi a protestare per dimostrare innanzitutto il nostro spirito di unione, e poi per dimostrare proprio con i fatti, attraverso appunto la degustazione di pizze, che il nostro prodotto è sempre lo stesso, è sempre tanto amato. Come infatti basta vedere, me ne fai altro, tanto basta vedere qual è la reazione delle persone una volta che usciamo fuori. Venite, venite. Allora, questa è la classica pizza al libretto, a portafoglio, che è nata a Napoli proprio, dalla metà del Settecento, è ciò che anticipa l'attuale pizza napoletana che tutti quanti voi mangiate e che oramai ha conquistato il mondo. E poi fanno un'orda così, guarda, sono brioche. Guardate che pizza, guardate. Grazie, Gino. Prego. Bollente. Buonissimo, io sono americano e vivo da Napoli, è buonissimo. È buonissimo, sì. È stata inventata a Napoli la pizza, solo a Napoli è più buona. Sì, dell'incredibile, perché è assurdo, la pizza che è nata a Napoli viene riconosciuta, non so, al di sotto di quelle che fanno in Alta Italia, è una cosa proprio veramente fuori del comune. Io ho contestato, già stamattina sul Mattino c'è un mio articolo e contesto vivamente, ma non come pizzaiolo napoletano, come napoletano, al di là del pizzaiolo. È un'offesa per Napoli sentir dire da un rappresentante di Campero Rosso: boccia la pizza napoletana. Io mi domando, tu come fai a bocciare una pizza napoletana? Posso anche capire che qualcuno la fa uguale, ma Napoli è sempre Napoli, dove la pizza napoletana è nata. Qualcuno potrà pensare, ma come fate questa protesta nei confronti del Gambero Rosso, che soltanto non ha dato le stellette alla città di Napoli, alle pizzerie napoletane? Sì, perché questa qua è l'ennesima occasione in cui hanno violentato la nostra città e le nostre tradizioni. Non essere riusciti a trovare neanche una pizzeria, dico una, a Napoli e provincia, dove è nata la pizza. Tra poco diranno che non l'abbiamo inventata noi la pizza, tra poco ci diranno che è stata la famiglia di Bossi a inventare la pizza. È veramente vergognoso. Non è possibile che loro dal nord scelgano delle pizzerie tanto perché devono solo fare il business al nord. Noi siamo qui per tutelare la nostra pizza come la abbiamo già tutelata con l'STG, è quella là che poi sarà la pizza napoletana. La pizza napoletana è quella che poi nel mondo ci ha fatto grandi e continuerà a farci grandi.